Siamo qui davanti all'assessorato alla casa di Torino. Siamo Comprendo Casa che ha istituito un presidio qua davanti. Siamo qui anche con una persona sfrattata, articolo 610, quindi sfratto a sorpresa. Ciao, io mi chiamo Abderrahim, ho avuto lo sfratto, che mi hanno fatto lo sfratto a sorpresa e adesso non so dove devo andare, non riesco, non trovo la casa. Sono andato anche da alcune agenzie per affittare la casa, ma nessuno mi vuole affittare la casa. Adesso sono qua, dormo da un giorno all'altro, possono entrare la polizia e sbattermi fuori. L'assessore mi ha già proposto che non succederà, ora non ci risponde, non c'è. Siamo qua. Com'è la situazione sfratti? Voi ne seguite diversi. Che cosa ci potete dire? Ma in questo momento la situazione sfratti sta aumentando sempre di più e sta diventando un'emergenza sempre più evidente. La maggior parte dei casi che adesso noi, cioè con cui facciamo un percorso di lotta, stanno effettivamente ricevendo lo sfratto a sorpresa 610 e nonostante l'assessore Rosatelli a gennaio dichiarò sui giornali che gli sfratti a sorpresa andavano sospesi, non andavano fatti, però da quel momento in poi in realtà sono aumentati a dismisura. Una delle misure che dicono alcuni ufficiali è noi diamo i 610 perché sicuramente le famiglie non finiscono per strada, mentre invece con lo sfratto canonico è più probabile, però in realtà questa è una menzogna perché con uno sfratto canonico le famiglie hanno possibilità attraverso i servizi sociali e emergenza abitativa di avere una proposta di soluzione, mentre invece con lo sfratto a sorpresa, fino a che lo sfratto è eseguito, niente gli viene proposto, niente gli viene offerto. Quindi uno resta in attesa per mesi, mesi, mesi e poi rischia di trovarsi per strada e dover accettare qualsiasi catapecchia gli venga proposta. L'altro dato è che in questo momento tutte le strutture di emergenza abitativa sono molto sature, non c'è più nessun posto, non c'è nessuno spazio. Ieri abbiamo accompagnato una famiglia ai servizi sociali che di fatto per strada e niente, non gli è stato offerto niente e questa persona in questo momento è arrabattata e sta aspettando in qualche giorno che abbia una risposta dal servizio sociale. E questa roba è tragica perché tantissime persone in questo momento sono sotto sfratto, appunto. Abbiamo incontrato un ufficiale giudiziario che ci ha detto che indicativamente in sola barriera di Milano e più o meno anche negli altri quartieri sono 12 ufficiali giudiziari attivi e ciascuno di questi in media fa una ventina di sfratti alla settimana. Viene eseguito una percentuale ridotta, quindi lui diceva per ogni ufficiale più o meno al mese sono 20 sfratti eseguiti al mese, mentre invece come si dice, i precetti piuttosto che gli avvisi di sfratto mensilmente sono molti, molti di più, sono circa 5-6 mila sfratti in questa città in questo momento. Le soluzioni non esistono. Appunto, abbiamo incontrato l'assessore con Ibrahim e con anche Alem tempo fa e aveva detto: no, no, per voi troveremo una soluzione. Stiamo lavorando, stiamo lavorando. Adesso gli sfratti a sorpresa non sono più un problema, non verranno eseguiti, però di fatto le persone sono quotidianamente con l'ansia di non sapere se avranno o meno una casa, se dovranno finire per strada e dove andranno a finire. E questo è un problema perché affrontare l'emergenza abitativa a posteriori è un difetto grosso, non si potrà mai avere una soluzione strutturale, sempre un tampone alla situazione che oggi è intamponabile. Il numero di sfratti è talmente alto, le persone che hanno bisogno di una soluzione è talmente alto che l'istituzione non riesce più a coprirla, quando invece al contrario, prevedendo e riuscendo a anche sistemare tutte le case che sono sfitte dei grossi palazzinari piuttosto che le case vuote di ATC, riuscire a risolvere questa situazione è possibile, ecco. Grazie.